Francesco Gabbani, Magellano Special Edition esce il 17 novembre. Continua lo straordinario successo di Francesco Gabbani, che quest'anno ha deciso di regalare ai suoi fan diverse novità, tra cui un nuovo album e un concerto. Francesco Gabbani, bis di album e concerto. Ha vinto Sanremo e ha ottenuto il disco d'oro, la sua Occidentalis Karma è ballata in tutta Europa e ogni volta che esce un nuovo singolo è un successo. Il cantante dell'anno è sicuramente Francesco Gabbani, il volto più promettente della musica italiana che adesso ha altre sorprese in serbo per i suoi fan. Il 17 novembre uscirà infatti il nuovo album, Magellano Special Edition. Oltre al disco precedente ci sarà anche un CD registrato durante il Francesco Gabbani Tour che si intitola Sudore, Fiato, Cuore. Un'occasione imperdibile, accompagnata anche da un'ulteriore buona novella, un concerto del cantautore previsto a Firenze per il 20 gennaio. A darne notizia è stato proprio Francesco Gabbani sui suoi account social, sono molto felice di comunicarvi due grandi novità. La prima è che il 17 novembre uscirà Magellano Special Edition, un doppio CD che conterrà, oltre al mio album Magellano, un CD live dal titolo Sudore, Fiato, Cuore, registrato durante il cancelletto Francesco Gabbani Tour. La seconda è che il 20 gennaio vi aspetto al Nelson Mandela Forum di Firenze per festeggiare tutti insieme i traguardi di questo anno magnifico. I biglietti sono disponibili già da oggi su Ticketone e pacchetti speciali sono previsti per chi non abita a Firenze ma vuole vedere dal vivo Francesco Gabbani. Ovviamente tra i fan di Francesco Gabbani c'è un entusiasmo enorme e sono molte le persone che hanno preso d'assalto la sua pagina Facebook riempiendolo di complimenti per il nuovo CD e il prossimo concerto. Non vedo l'ora di acquistare il doppio CD e di tornare ad applaudirti di nuovo al Nelson Mandela Forum. Ti meriti il meglio Francesco. Virgola è solo uno dei tanti commenti positivi rivolti a Francesco Gabbani. E non potrebbe essere altrimenti visto che il vincitore del Festival di Sanremo piace praticamente a tutti, nessuno escluso. Avete ancora qualche dubbio? Ha ricevuto una nomination ai prestigiosi MTV Emma 2017 nella categoria Best Italian Act. L'inizio con Itri Cobalto. Francesco Gabbani si è appassionato alla musica sin da bambino perché i suoi genitori erano proprietari di un negozio di strumenti. Dopo aver provato a suonare la batteria è passato alla chitarra, per poi iniziare a cimentarsi anche con basso e pianoforte. La svolta per lui è arrivata a 18 anni, quando ha firmato un contratto discografico e pubblicato il suo primo album con Itri Cobalto. Cosa che gli ha fatto guadagnare un ottimo successo e la partecipazione a vari eventi musicali, tra cui l'Heineken Amin Festival. Dopo anni passati con Itri Cobalto, ha deciso di avviare la carriera solista nel 2010, ma è nel 2017 che viene consacrato a mostro sacro della musica italiana.